prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. Un grazie dal profondo del cuore. La splendida figura di San Benedetto forma nella storia del monachesimo occidentale una specie di mistico sistema planetario, di cui il patriarca è il Sole, sua sorella scolastica è la Luna, e le prime due stelle sono San Mauro e San Placido. La leggenda ci presenta i due primi discepoli di San Benedetto, giovanissimi, nel momento in cui sono condotti al patriarca dai loro stessi genitori. Mauro apparteneva ad una famiglia senatoriale romana. Il nome del padre, Equizio, e quello della madre, Giulia, dicono chiaramente la loro nobiltà. A soli 12 anni, Mauro, nato a Roma nel 512, fu presentato a San Benedetto. Si legge infatti nei dialoghi di San Gregorio Magno, perseverando lo Santissimo Benedetto nella solitudine e crescendo in fama e in virtù, cominciarono Eziandioli nobili e onesti uomini di Roma a venire a lui e offrirgli i propri figlioli, a ciò che li nutricasse nel servigio di Dio. Et allora, fra gli altri, gli furono offerti due giovani di buon aspetto, cioè Mauro e Placido. San Benedetto accolse con gioia tanto Mauro quanto Placido, che furono, come si suol dire, le pupille dei suoi occhi. Docile come cera vergine, austero già nella sua fanciullezza e praticante la più assoluta astinenza, Mauro fu presto portato da San Benedetto come esempio agli altri monaci più indocili e anche ribelli al morso del grande riformatore. Specialmente la perfetta obbedienza era di consolazione al patriarca e doveva essere d'esempio agli altri religiosi. Per questo, nei dialoghi, San Gregorio narra un episodio, del quale sono protagonisti proprio i due allievi prediletti di San Benedetto. Un giorno, infatti, Placido, che era andato ad attingere acqua, cadde in un lago. San Benedetto chiamò San Mauro e gli disse di correre al salvamento del confratello, che l'onda allontanava dalla riva. San Mauro corse fino alla riva, e oltre ancora, sull'acqua. Raggiunse il compagno e lo trasse di pericolo. Solo quando furono a terra, voltandosi a dietro, dice San Gregorio, conobbe che era andato sopra l'acqua. Lo qual miracolo, conclude San Gregorio, Santo Benedetto imputò non ai suoi meriti, ma all'ubbidienza di Mauro. E d'altra parte Mauro dicea che per solo comandamento e merito di Santo Benedetto era fatto, e non per suo. Soltanto una volta il giovane Mauro diede un dispiacere al suo maestro. San Benedetto era perseguitato da un pessimo prete di nome Fiorenzo, che lo vessava in mille maniere. L'indegno ministro di Dio morì, e Mauro, non sapendo fingere, corse a darne notizia a San Benedetto, con evidente sollievo e soddisfazione. Il santo io rimproverò di quella notizia con un'aspra penitenza, che Mauro accettò, riconoscendo d'aver peccato. Mauro seguì San Benedetto a Monte Cassino, dove divenne priore e amministratore del monastero che doveva avere una storia tanto gloriosa. Egli veniva ormai considerato il successore di San Benedetto. In assenza del patriarca, tutti si rivolgevano a lui, anche per ottenere guarigioni. Un giorno venne condotto a Monte Cassino un bambino muto. Si voleva che lo benedicesse San Benedetto, ma l'abate non c'era. Ed ecco Mauro che, per quanto priore, torna dal lavoro dei campi, con la zappa sulle spalle. Presentano a lui il mutolino. Egli dapprima si schermisce. Poi, cedendo alle preghiere, lo benedice e lo guarisce. Tutti pensavano che gli avrebbe preso il posto di San Benedetto, a Monte Cassino quando dalla Francia fu richiesta una fondazione benedettina. San Benedetto affidò a Mauro quel delicato e impegnativo incarico. Lo munì della regola, e lo inviò, con la sua benedizione, nel lontano paese. E il suo prediletto fondò il primo monastero benedettino in terra francese, sulla riva della Loira, a Glanfeil. Verso i 70 anni, rinunziò al pastorale d'abate per prepararsi santamente alla morte, che lo colse improvvisa, ma non di sorpresa, il 15 gennaio del 584. Se la storia ti è piaciuta, con poco puoi sostenere questo canale. Scopri come nella descrizione. Grazie di averci seguito fin qui. Ciao e alla prossima storia.